Strade colabrodo nel cuore di Rapallo, buche, avvallamenti e, e pezze provocano le critiche dei residenti. Il sindaco ammette il problema e assicura: "Nel 2018 riasfalteremo il centro città". Obbligo dei sacchetti biodegradabili, la gente è divisa tra rassegnati e contrari e anche il mercato di frutta e la verdura di Chiavari alle prese con la normativa scattata il 1 gennaio. Tra timidi segnali di ripresa il via domani la stagione dei saldi invernali, buone le aspettative da parte dei commercianti a Chiavari shopping anche in pausa pranzo con l'apertura continuata dei negozi. Ultimi giorni di apertura della settima mostra concorso presepi Rapallo, allestita a Villa Querolo, 30 natività rappresentate con tecniche diverse e molta fantasia. Aumentare il servizio di assistenza agli anziani in cura negli istituti del territorio. Lavo del Tiguglio ci crede. Oggi volontari in festa con gli ospiti della casa di riposo morando di Chiavari. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Le strade del centro storico di Rapallo ridotte a un colabrodo. Buche, pezze d'asfalto, avvallamenti, dossi hanno provocato le lamentele dei residenti. Il sindaco spiega di essere consapevole del problema e rassicura. Abbiamo lavorato nelle frazioni, ma il 2018 sarà l'anno delle asfaltature nel centro cittadino. Il servizio da Rapallo. Lo vediamo insieme. Buche in via Bolzano, avvallamenti in via Mameli, asfalto danneggiato e rattoppato in via della Libertà e in via La Marmora. Strade dissestate, in alcuni casi anche pericolose, si incontrano un po' ovunque nel centro di Rapallo. Nei giorni di pioggia, come quelli scorsi, le pozzanghere hanno evidenziato maggiormente lo stato di degrado della viabilità urbana. Da tempo ormai i residenti si lamentano e chiedono un intervento efficace. Il ripristino degli asfalti è una priorità, aveva detto il primo cittadino Carlo Bagnasco dopo la sua elezione nel giugno 2014. Nemmeno 24 ore dopo la vittoria, il sindaco aveva fatto un giro in bicicletta a caccia di buche. Buche che a distanza di tempo nel cuore di Rapallo resistono. Tanto che, sentito telefonicamente, il sindaco ha ammesso: Sono tante, sono troppe, ne sono consapevole. In questi anni ci siamo concentrati sulle frazioni, dove abbiamo lavorato molto, ha quindi spiegato: meno nel cuore della città. Ma il 2018 sarà l'anno delle asfaltature in centro, hanno rassicurato sia il sindaco Bagnasco sia l'assessore ai lavori pubblici Arduino Maini. È in corso la gara per l'affidamento dei lavori, poi, entro la fine di gennaio, partirà un primo lotto per un totale di circa 500.000 euro di spesa. È una grossa cifra, il commento del primo cittadino, ma non enorme e promette faremo di più. Tra marzo e aprile è in programma infatti un secondo lotto di asfaltature per un altro milione di euro. Interessate Via della Libertà, Corso Matteotti, Corso Assereto e tutte le altre strade più centrali, dove verranno risistemati anche i marciapiedi. Avremmo voluto partire prima, ha spiegato ancora il Sindaco, ma abbiamo atteso la fine delle vacanze di Natale e condizioni meteo migliori, quindi siamo intervenuti soltanto con delle pezze. Per Carlo Bagnasco poi le nuove normative hanno reso gli asfalti più leggeri, con mescole che non garantiscono la qualità di un tempo. Durano di meno, così occorre intervenire di nuovo su cantieri già conclusi. Ma è soltanto un'analisi, ha concluso il sindaco, non certo una giustificazione per le buche. Nei giorni del picco influenzale, tra il 30 di dicembre e il 2 di gennaio, sono stati 50.000 i Liguri ai quali è stata prescritta almeno una ricetta medica. Lo spiega oggi all'ANSA il segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, Andrea Stimamiglio il dato è per difetto visto che non sono considerati i pazienti che hanno ricevuto una ricetta fatta a mano o le cui visite non sono state fornite in prescrizione i medici di famiglia fanno in silenzio il loro lavoro e sono al fianco dei pazienti mi sembra la miglior risposta a chi senza sapere parla di disorganizzazione oppure di medici che sono in ferie questo è il commento di Stima Miglio dell'ASL4 Chiavarese le prescrizioni mediche che informatizzate sono state 4.407. Entrata in vigore dal primo di gennaio e non ha mancato di sollevare polemiche la normativa che obbliga i rivenditori di frutta e verdura a dotarsi di sacchetti biodegradabili al posto di quelli in plastica. La legge tra le altre cose impone ai commercianti di far pagare le buste riportandole la voce nello scontrino fiscale. Siamo andati a vedere come si sono organizzati al mercato di Piazza Mazzini a Chiavari. Vediamo. sacchetti biodegradabili come siamo messi? Eh, siamo messi che a quanto ho capito io e a quanto hanno capito i miei colleghi in base alle nuove norme non si possono non si può più usare il sacchetto di plastica di, di nessun tipo e di nessun genere c'è siete... l'obbligo di, di, di evidenziare sullo scontrino che il sacchetto è stato fatto pagare al cliente. Ecco, come vi siete organizzati voi in questi primi giorni? Eh, insomma, non è facile, cerchiamo di aggiustarci perché insomma, il cliente rimane a volte un po' smarrito, però cerchiamo di fargli capire che se il sacchetto lo vuole noi dobbiamo metterglielo in conto. Primo perché ha un costo abbastanza rilevante, sull'ordine delle 5-6 volte superiore a quello di, di plastica che prima regalavamo. E poi perché la normativa lo prevede. È un disguido, però ci organizzeremo con le buste di carta e poi ognuno porterà il suo sacchetto. Qua abbiamo dei sacchetti molto particolari, dove li avete trovati? E noi li abbiamo trovati da una ditta di Piacenza, da una ditta di Piacenza, è già un po' che li abbiamo, eh? Sì? E i clienti sono molto contenti perché sono particolari. Ecco, facciamo vedere che sono sacchetti... Ci sono dentro tutte le ricette, ci sono scritte le ricette per i clienti, la gente, i clienti che come l'hanno presa? Ma l'hanno presa abbastanza secondo me bene, nel senso, bene, nel senso che sono tutti abbastanza informati, a parte qualche eccezione che si spiega al cliente, noi abbiamo esposto anche un piccolo cartello dove diciamo che è tutto in funzione delle leggi che ci sono adesso e quindi si, si, andrà, si entrerà in questa ottica qua. Via. Cosa ne pensi di questa cosa dei sacchetti che si devono pagare? Eh beh, eh, d'altra parte, se è così cosa dobbiamo fare? Ci organizzeremo, no? In qualche modo, non lo so. Sempre caldi sui pensionati, però, eh. <ride> il rincaro, di... c'è il bagni che si paga un euro, eh, eh, si... <ride> tutte Pagano. le cose rincarano per noi. Stamattina ha fatto la spesa, il sacchetto l'ho dovuto pagare. Certo, siamo contenti. <ride> Partono domani in tutta la Liguria i saldi invernali. Le vendite scontate arrivano dopo un periodo di acquisti natalizi che hanno fatto registrare, secondo i dati dell'ASCOM, un piccolo segnale di ripresa. Per quanto riguarda Chiavari, domani i negozi faranno orario continuato per dare la possibilità alle persone di comprare anche durante la pausa del pranzo. Vediamo. Al via la stagione dei saldi invernali, confermata l'apertura prolungata dei negozi. Sì, è una soluzione che ormai trova il consenso sia da parte degli operatori e da parte del consumatore. Gli operatori hanno fatto richiesta di, appunto, di, di svolgere questo orario continuato piuttosto che quello serale e al consumatore finale, perché no, l'occasione di essere già in città, magari per chi lavora o per chi magari è qua a Chiavari e poter dedicarsi con più tranquillità allo shopping. Fine settimana con il ponte dell'Epifania, festa sia sabato che domenica, in questo caso che cosa avete preparato? Ma intanto l'apertura naturalmente è sabato anche in un giorno festivo dei negozi e la domenica come ultimo eh, diciamo giorno festivo che chiude tutto il periodo natalizio dedicato sempre all'apertura dei negozi e allo shopping in generale e ai saldi. Come i commercianti arrivano a questo periodo di saldi? Come sono andate le vendite classiche senza disconti? Abbiamo buoni segnali nel mese di dicembre. E abbiamo buoni segnali sostanzialmente per tutto l'anno 2017, quindi c'è un trend di crescita, abbiamo segnalazioni che arrivano anche da Genova, quindi Ascom Genova ci dà questo, questo dato in più rispetto a quello che abbiamo locale, sono piccoli segnali che non si avvertivano da tempo, quindi potrebbe essere una, un piccolo, una piccola via d'uscita che il commercio piano piano, lentamente eh, incomincia a trovare. Ripeto, sono piccoli segnali. Che consigli dare comunque a chi acquista in periodo di saldo o quali accorgimenti tenere? Allora chi acquista nei saldi naturalmente le regole sono sempre le stesse, sono sempre quelle del, del prezzo che deve essere messo in evidenza il prezzo vecchio con la percentuale di sconto e col prezzo finale. E può essere utilizzato naturalmente anche il cambio merce in tempi ragionevoli naturalmente di acquisto, può essere utilizzata ovviamente la carta di credito e tutte quelle che sono le regole che ormai nei negozi che fanno parte della nostra struttura AS come CIV vengono tranquillamente rispettate. È stato risolto il mistero dell'auto incidentata e abbandonata ieri pomeriggio in via Permagena a Chiavari. È stato lo stesso proprietario, due ore dopo il sinistro, a contattare la polizia per fornire le proprie generalità e spiegare l'accaduto. Si tratta di un giovane dell'84 residente a Chiavari, c'era lui al volante della vettura al momento dell'incidente, esclusa dunque l'ipotesi del furto, spaventato per l'accaduto avrebbe abbandonato il mezzo la cui presenza era stata segnalata alle forze dell'ordine da alcuni residenti. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118, data la distanza temporale tra l'incidente e l'identificazione del guidatore, è stato impossibile stabilire se l'uomo fosse alla guida sotto l'effetto di alcol oppure di altre sostanze rischia tuttavia diverse sanzioni per eccesso di velocità e mancata segnalazione del sinistro che tra le altre cose ha danneggiato la cancellata di una villetta un uomo di 55 anni, genovese, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Chiavari che hanno dato esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dalla Corte d'Appello di Genova. Il provvedimento è stato preso in sostituzione dell'obbligo di firma in quanto l'uomo è stato arrestato in flagranza mentre stava spacciando stupefacenti. I carabinieri di Sessi Levanti invece, a parziale conclusione delle indagini, hanno denunciato un cinquantenne residente a Genova, nulla facente, pregiudicato per furto con destrezza in concorso. Nei confronti di questa persona, che è una donna, sono stati raccolti elementi probatori che l'identificano identificano in concorso con uno sconosciuto, quali autori di un furto in abitazione. E ora parliamo di economia. La legge di bilancio 2018 ha confermato tra le misure previste il cosiddetto bonus bebè. Rispetto agli anni scorsi il provvedimento sarà riconosciuto soltanto ai nuovi nati nel 2018, ai bimbi adottati oppure in affido. I dettagli nella scheda della settimana insieme ad alcune altre novità nelle manovre di fine anno. Sportello economia. Ecco la sigla. Il bonus bebè è un contributo erogato dallo Stato attraverso l'INPS a sostegno delle famiglie con un reddito basso e con un figlio. Il bonus è confermato solo per il 2018 e prevede un assegno da 80 euro al mese per chi ha un reddito inferiore ai 25.000 euro e di 160 euro per i redditi sotto i 7.000. Nel primo caso sono 960 euro all'anno, nel secondo 1.920 euro annui. Possono presentare la domanda all'INPS tutte le mamme italiane, le cittadine di uno stato membro dell'Unione Europea e le extra comunitarie con regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Il bonus è valido per i nati dal 1 gennaio 2018 in poi. Il pagamento dell'assegno viene mantenuto finché rimangono invariati i requisiti di accesso al beneficio. È richiesta inoltre la residenza in Italia e che il figlio viva insieme al genitore richiedente. Vari modi per richiedere l'assegno di natalità. Sul sito dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali, si può scaricare il modulo. Oppure si può telefonare al numero verde INPS 803 164 da rete fissa o allo 06 164 164 da cellulare. Ci si può rivolgere ad un patronato o a un CAF. Tra le altre novità ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4.000 euro. Confermato il bonus di 80 euro con un aumento della soglia reddituale prevista per l'accesso all'agevolazione da parte dei lavoratori dipendenti, si passa da un reddito massimo di 24.000 euro a un reddito di 24.600 euro annui. Reintrodotta la detrazione del 19% per le spese fino a un massimo di 250 euro per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei biglietti del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro. L'anagrafe nazionale della popolazione residente sostituirà entro il prossimo 28 febbraio le anagrafe di tutti i comuni italiani, lascerà così una banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente. Per fare qualche esempio, il cittadino potrà richiedere in ogni momento la stampa dei propri certificati anche in altri comuni, potrà controllare i propri dati online, non dovrà più registrare la targa dei veicoli e il numero della patente in caso di cambio di residenza. La motorizzazione riceverà direttamente la notifica del cambiamento e invierà i contrassegni corretti alla nuova abitazione. La Giunta Comunale di Sesti Levante oggi fa sapere di aver già stanziato le somme per implementare lo specifico software di gestione attualmente in uso presso l'Ufficio Anagrafe. Prosegue lo sviluppo del progetto comunitario Frontit, che Mediterraneo Servizi sta realizzando insieme a tour operator italiani e francesi. Il progetto prevede la realizzazione di un pacchetto turistico nelle cinque aree di cooperazione: Costa delle Trurschi, Tiguglio, Sardegna Nord, Corsica Orientale e Costa Azzurra. L'obiettivo è quello di sviluppare il turismo su bicicletta per tutti. Grazie a un finanziamento europeo sono in fase di acquisto 200 biciclette a pedalata assistita. 40 sono destinate nel nostro Tiguglio, dotate di un tablet sul manubrio contenente svariate app. È stato sviluppato un software che consente agli utenti di consultare in tempo reale la disponibilità delle strutture ricettive e di prenotare il proprio soggiorno tramite un portale web dedicato, ma anche la prenotazione di servizi collaterali, il noleggio della bici, il transfert dei bagagli e la creazione di itinerari turistici. Mediterraneo Servizi nei mesi scorsi ha realizzato la mappatura GPS di oltre 600 km di percorsi ciclabili nelle prime tre aree interessate da questo progetto europeo. Il Tiguglio, la Riviera Spezzina, la Corsica e la Sardegna Nord. I mezzi di trasporto scelti sono mountain bike elettriche di una ditta tedesca, una delle migliori al mondo, con elevati standard di sicurezza e di robustezza dei componenti. Ultimi giorni di apertura per la settima mostra del concorso presepi a Rapallo, allestita presso Villa Querolo. 30 natività rappresentate con diverse tecniche e una buona dose di fantasia. La conclusione, ovviamente, il giorno dell'Epifania, vediamo. Com'è stata la partecipazione a questa settima edizione della mostra concorso presepi a Rapallo? Ma direi buona, ogni anno almeno 30 presepi presepisti partecipano, mi sembra che il livello sia anche abbastanza alto e sono dei lavori molto belli, qualcuno è fatto anche da dei bambini, partecipano anche dei bambini. Ed è bello che questa tradizione che ci appartiene da 800 anni, quando San Francesco d'Assisi la notte di Natale del 1223 inventò il presepe. Quanti sono i partecipanti quest'anno? Sono 30. E materiali di realizzazione? Il bello è proprio questo: materiali, tecniche completamente differenti e qualsiasi, diciamo, una grande creatività, una grande anche immaginazione. Questo, ad esempio, che si sta riprendendo, è tutto fatto all'uncinetto, persino il pozzo, tutto un grande lavoro, veramente, ma anche tanta creatività, sicuramente. Che significato ha per Rapallo una mostra del genere? Ma io penso che a Rapallo intanto c'è proprio un percorso per visitare i presepi, nell'oratorio detto dei bianchi, dei neri e poi ci sono sparsi anche per, non so, ad esempio la Croce Bianca dai volontari del soccorso, nel castello di Rapallo, esiste proprio un libretto dove c'è un percorso per visitare i presepi nella città. Quanto dura il concorso e gli orari per poter visitare? Il, la mostra concorso è iniziata sabato 23 dicembre e finisce eh, sabato 6 gennaio con la premiazione. Gli orari, gli orari sono dalle 15 alle 18.30 tutti i giorni, anche a Natale eravamo aperti sempre. La parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure celebra nel giorno della solennità dell'Epifania la festa del santo bambino, che chiuderà le celebrazioni del periodo natalizio. Si tratta della festa più antica della parrocchia. Sabato sarà celebrata la Santa Messa solenne alle ore 10, a cui seguirà, a tempo permettendo, la processione con la statua del santo bambino. Al termine, al ritorno in chiesa, la benedizione eucaristica. Festa di Natale oggi alla Casa di Riposo Antonio Morando di Chiavari. Gli ospiti hanno trascorso un pomeriggio di musica e allegria con i volontari dell'Avo del Tigulio, il gruppo che ogni giorno presta assistenza agli ammalati del territorio. Noi eravamo presenti. Volevo proprio ringraziarvi e farvi gli auguri anche per questo nuovo anno. La casetta in Cana ricordate? Una giornata di festa. Una giornata bellissima di festa, questo che festeggia questo meraviglioso servizio che l'Avo sta prestando presso la nostra casa di riposo e credo che ogni momento che loro dedicano ai nostri ospiti sia un momento di vita. Quindi è un bellissimo inizio di anno e speriamo proprio che possano continuare. Ci hanno parlato addirittura che vogliono implementare il servizio, magari. Io colgo l'occasione proprio per ringraziare il loro presidente, la dottoressa Simonini, che fa tantissimo perché questa cosa prosegue. e tanti fiori e tutte le ragazze che passavano. È il momento dell'anno dove vogliamo sentirci proprio vicini agli ospiti. Le bellezze che ci offrono, che ci danno sono tante. E le incameriamo mese per mese e poi, alla fine facciamo un sunto. E questa è una, una festa che, che richiama un po' tutto il lavoro che si è fatto nel. Nell'anno precedente. Signora Laura, come si trova qua al Morando? Benone perché si mangia bene, si fa tutto, quello che ci vuole. E questi signori vestiti di blu dell'Avo le fanno compagnia, l'aiutano? Sì, c'è una persona che è questa signora qua, che si chiama Maria. È simpatica e anche dolce. Buongiorno, Nel 2017 i distaccamenti di Cicagna e Lavagna hanno eseguito spegnimenti e bonifiche per più di 550 ore complessive. Sono questi i numeri dell'attività del Radio Club Levante, i cui volontari hanno operato con grande impegno e grande sforzo, non solo sugli incendi che hanno interessato l'intera Liguria, ma anche in tema di protezione civile. Due infatti le spedizioni in centro Italia per il recupero di macerie appartenenti a statue, sculture o chiese danneggiate dal terremoto del 2016. Soddisfazioni sono arrivate anche dall'unità cinofila grazie al conseguimento di quattro brevetti per la ricerca delle persone disperse. Numerosi infine i servizi svolti dalla squadra di mountain bike per il monitoraggio dei sentieri nei due parchi convenzionati, per non parlare dell'impegno costante offerto in occasione delle allerte meteorologiche. Si concluderà sabato la mostra allestita dai soci del Circolo Fotograficamente di Lavagna, nei locali di Piazza Ravenna, al secondo piano, sopra la Biblioteca Civica. Il Circolo, nato nel 2014, organizza ogni anno questa iniziativa per la quale viene scelto un tema che i soci approfondiscono con i loro scatti, sotto la guida di un direttore artistico che cambia ogni volta. Il tema per il 2017 è Dettagli. Il direttore artistico è Ilenio Celoria, docente di tecnica fotografica presso l'Istituto Leardi di Casale Molferrato e professore a contratto alla Scuola Politecnica di Genova. Nel corso di perfezionamento aggiornato, professionale in fotografia. I soci, che sono circa una trentina, hanno potuto sviluppare le loro intuizioni con foto allestite a parete o tramite installazioni o con l'accompagnamento di oggetti e scritte varie. L'esposizione resta aperta fino a sabato, si può visitare al pomeriggio con orario dalle 15 alle 19. Fervono i preparativi in vista dell'arrivo della Befana anche nel Tiguglio. Arci Ragazzi organizza la tradizionale festa per i bambini sabato 6 gennaio con la Befana Vien dal mare. Appuntamento alle 14.30 sul lungomare Libonia di Lavagna. Pomeriggio di intrattenimento con laboratori manuali, giochi di gruppo in attesa dell'arrivo della Befana a bordo di un mezzo messo a disposizione dal Circolo Nautico. E quest'anno ArciRagazzi organizza anche l'arrivo della Befana a Casarza Ligure, nella struttura di Villa Sotanis, a partire dalle 15, Festa per bambini, animazione, tombola gigante, arricchita dai premi donati dai commercianti. Le lieve dei corsi di danza intratterranno i presenti con alcuni balletti. Al termine, la cioccolata calda per tutti e le frittelle di mele. Anche quest'anno i giovani della sezione Via Petrania dell'Unione Sportiva Calvarese organizzano il 6 gennaio la festa della Befana in San Lorenzo sul piazzale tra la scuola, la chiesetta e l'area sportiva. La Befana arriverà a bordo di un'auto addobbata per l'occasione, accompagnata da un corteo di mezzi anch'essi vestiti a festa. Poi ci saranno le frittelle, la cioccolata calda, i popcorn, il pandoro, nonché il classico vin brûlé per gli adulti. Non mancheranno attività varie di intrattenimento per quanto riguarda i più piccoli. Tutto inizierà alle ore 14. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Andrea Capitani. Appuntamenti in agenda per venerdì 5 gennaio. Alle 16, con partenza dal rifugio delle casermette del Penna di Santo Stefano d'Aveto, si svolgerà la fiaccolata con le ciaspole sulla vetta del Monte Penna. Al rientro, possibilità di cioccolata calda. A Chiavari, a partire dalle 16 per le vie del centro storico, sarà possibile ammirare il Carrion Vivente, performance musicale itinerante con pianista e ballerina. A Moneglia va in scena la rappresentazione della Natività con partenza alle 16.15 dal borgo di San Saturnino. L'iniziativa è realizzata dagli amici di San Saturnino in collaborazione con il gruppo artistico e teatrale, la partecipazione delle Grazie d'Amore, gruppo rinascimentale, e l'accompagnamento del Macramè, gruppo musicale. Durante la manifestazione saranno raccolte offerte a sostegno del dormitorio diocesano Casa Bruzzone. Le prime tracce dell'uomo in Liguria è il tema della conferenza di Fabio Negrino dell'Università di Genova, inizio alle 16.30 nella sala espositiva di Palazzo Fasci e a Seste Levante. Alle 17:00 nella sala Gioschi Fini della Società Economica Marta Marre presenta racconti per grandi e piccini contenuti nelle magie del bosco e la notte di Natale. Alla serata parteciperà il piccolo coro della montagna. Nella parrocchia di Nostra Signora dell'Orto a Castagnero di Lorsica alle 18 sarà celebrata la Santa Messa a cui seguirà la rappresentazione della Natività. A seguire la pericena ed l'arrivo della Befana. Alle 20.45 il concerto del coro La Contrada di Santo Stefano Davito. Infine alle 23 il brindisi di saluto. La chiesa di San Nicolò di Correglia Ligure ospita il concerto natalizio alla vigilia dell'Epifania. Alle 20.45 esibizione di Luigi Colombini, Sax Soprano e Guido Ferrari che suonerà l'organo recentemente restaurato. Musica e solidarietà nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Sester Levante. Alle 21 in Basilica si esibirà il coro segesta dell'Associazione Amici della Lirica. Venerdì 12 gennaio scade il bando per partecipare al concorso di poesie d'amore Innamorati a Camogli promosso da Ascon e Comune di St. Per quanto riguarda San Valentino, l'iniziativa è giunta alla sua 31esima edizione. Una giuria di esperti selezionerà 20 poesie che verranno stampate su artistici poster ed esposte al giudizio del pubblico sul molo del porticciolo di Camoglia anche nelle frazioni di Ruta e di San Rocco nel periodo tra sabato 8 e domenica 18 febbraio. E una notizia che riguarda il calcio, prima di chiudere si svolge in questi giorni al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno il torneo di calcio dell'Epifania, 19 ⁇ torneo Lucas Barboro e 13 ⁇ Memorial Don Nando Negri. A scendere in campo le categorie esordienti 2005, Pulcini 2007 e 2008, primi calci e piccoli amici. In campo 12 società del territorio. Questi i risultati di oggi per la Leva 2005 ha vinto il torneo la San Margheritese. Miglior atleta Giorgio Peratello della Superba Calcio. Miglior portiere Samuele Raffo del Villaggio Calcio. Per la Leva 2007 ha vinto il Sesti Levante che ha avuto anche il miglior atleta, Tommaso Annoni. Miglior portiere Vittorio Penna del Villaggio Calcio. Le partite sono in programma ancora domani e poi sabato 6 gennaio. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il giornale di questa sera. Il prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, è rinnovato a domani alle ore 12.45 con il Tg13. Vi ringrazio per la vostra cortese e attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della rete. Arrivederci.